Pronti? Andiamo. Partiamo con tutto in porta. Parte la rete. Adesso. Punti salvezza in palio tra Scalciuan e l'Ancora Amalfi con i ragazzi di Gargiulo che vogliono far rispettare la legge del pala VT. La parola di casa in campo con Damiani, Minichini, Morrone, Murolo, Carcatella, Maddaluno, Battaglia, Vallone, Marrone, Piccolo, Alioto, Buono e Turo. Risponde l'Ancora Amalfi con Fusco, Cuomo, Buonocore, Lupo, Amendola, Borgese, Sorrentino che è il portiere, Credella, Fusco, Cavaliere, Bellogrado e Tasca. Andiamo a vedere le fasi salienti del match. Subito una chance per doppia per lo Scalciuan che va vicino al gol del vantaggio, ma a passare sono gli ospiti con questa bella ripartenza. La conclusione di Lupo che non lascia a scampo al portiere locale. Ancora altra ripartenza per l'Ancora Amalfi con quest'altra conclusione, questa volta si salva Damiani in tuffo, poi non riesce a trovare la porta con questa conclusione che va a timbrare la traversa. Marrone, un'incredibile palla gol fallita dallo Scalciuan. La ripartenza dell'Ancora Amalfi, ancora una volta l'assist per la conclusione in diagonale di Lupo che al ventesimo firma lo 0-2 a sorpresa per i ragazzi di La Grotta. Non ci sta il team di Gargiulo, prova a reagire, attenzione a questa palla che arriva in area di rigore, si salva sulla linea l'Ancora Amalfi, poi qui c'è il fallo in area netto su Marrone praticamente allo scadere della prima frazione. Rivediamo l'azione con l'assist per Marrone, intervento scomposto sul piede d'appoggio, l'arbitro decreta il penalty che va a trasformare Marrone spiazzando il portiere avversario, e con questo punteggio si chiude anche il primo tempo con Marrone che va vicinissimo ancora al gol a timbrare il palo con Sorrentino che si salva in estremis. Andiamo a vedere le immagini della ripresa, prova subito a spingere sull'acceleratore Marrone, qui il cost to cost, si salva il portiere ospite e poi il colpo di tacco, il gioco di prestigio che vale il gol del pareggio di Marrone al minuto numero 33. Poi è ancora in avanti il team di Gargiulo, altra conclusione al volo di Marrone, è lui il match winner dei padroni di casa che dopo un minuto firma il vantaggio, il sorpasso. Splendida questa azione, tutta in velocità, tutta di prima, con il gol di Avallone al 40esimo che vale il più 2 per lo Scalciuan sull'Ancora Amalfi, e ancora padroni di casa che vanno in avanti a cercare il gol che possa chiudere il match sfruttando le ripartenze, i varchi lasciati dagli avversari. Qui va a divorarsi il gol sotto misura il team di Gargiulo, ancora in avanti i ragazzi in maglia granata con questa azione insistita e con la rete da posizione defilata di Piccolo, il gol che chiude praticamente la partita. Sul sulto finale per l'Ancora Amalfi che non riesce però più a rientrare nel match con un paio di occasioni alla distanza, qui il palo colpito clamorosamente con il portiere sorpreso dal tiro dalla distanza, altro errore in fase offensiva per i ragazzi di Gargiulo, ma finisce così la partita con il punteggio di 5-2 per la formazione padrone di casa. Per lo Scalciuan sono altri tre punti importanti per la salvezza, l'Ancora Amalfi resta ancora fanalino di coda a quota 0.